Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale su InSport e sono qua sempre in compagnia dei miei due amici Bruno e Matteo. Matthew very much. Allora, come al solito ragazzi vi ricordiamo che questo è un format totalmente nuovo, noi stiamo registrando il video nel frattempo che siamo live su Instagram. Quindi sapete insomma quando abbiamo registrato il video. Vabbè che tanto qua non si vede molto bene. Facebook. C'è scritto vabbè, giorni, vabbè. Okay. Detto questo ragazzi siamo sempre con quelli appunto di Maghi Martedì, la maglietta si vede bene. Oggi andiamo ad affrontare, stiamo smontando quello che è il mondo della bicicletta, in positivo naturalmente ragazzi. Oggi andiamo ad affrontare un argomento molto molto interessante, quello degli scarpini. Ora, ma tanto poi ci saranno le altre regie. Rigorosamente sporchi del terreno del tempio della mountain bike, il terreno di Savelli. Io spero che tu con questo non abbia pestato qualche cosa. È il tempio di Savelli. No. Qualcosa riconducibile ad un animale sempre in India. Odore di fungo, quindi va tutto ok. È perfetto. Allora, faccio io una piccola introduzione dicendo che come nel running, come nella pesistica, come nell'atletica, di scarpini ce ne sono tanti. E dipende per diverse conformazioni del piede, arco plantare e quant'altro. Anche dalla tipologia di quello che si vuole andare a fare. La bici non si esula anche da questa regola e di conseguenza voi, spero che mi confermate quello che ho appena detto, e spero proprio di sì, mi dite che di scarpini non c'è soltanto questo modello. Assolutamente. No. Per fortuna me ne sono cavato. Dai, forza ragazzi. Allora, comincio io. Nel frattempo faccio le riprese con la GoPro. Sì, Giuseppe, hai introdotto abbastanza bene l'argomento. Allora, nella mountain bike, come in qualsiasi altra tipologia di sport, la scarpa è fondamentale, anche se non sempre, perché comunque il ciclismo non comporta il contatto col terreno direttamente, ma bensì sull'esercitare una forza sulla pedivella, quindi della bicicletta, la scarpa è fondamentale. Questo perché? Perché va a determinare la forza impressa proprio sulla trasmissione della bicicletta. In questo caso possiamo trovare uno scarpino di ultima generazione e lo possiamo dedurre dalla doppia chiusura boa, che non è altro un sistema che ci permette di andare a stringere la scarpa in modo millimetrico tramite un cavetto d'acciaio. Quindi diciamo è una chiusura di ultima concezione che ci garantisce una perfetta chiusura durante la pedalata. E non solo, possiamo andare a stringere o allargare lo scarpino in qualsiasi momento, quindi non ci dobbiamo né fermare né niente. C'è un tastino praticamente qui che ci permette di stringere o allargare, poi è normale che non c'è il piede all'interno, ma comunque con la pressione. Scusa se intervengo, questo è un sistema di antinfortunistica, di emergenza. Se vuoi aprire la scarpa in modo molto veloce, premi e si apre la scarpa. Sì. Adesso non so farlo. No, questo su, cioè inverso, poi cambia la marca a parte. Quindi si va a premere. Comunque il sistema è stato concepito in questo modo per... Il motivo è quello, se hai un problema vuoi togliere velocemente la scarpa, tac, togli la scarpa. Poi, in passato si utilizzavano, o meglio, le prime mountain bike non utilizzavano proprio questo tipo di aggancio, diciamo, perché non tutti sanno che gli scarpini della mountain bike vengono agganciati tramite un'apposita clip. Sì. Un gergo tecnico tacchetta viene chiamata, sì, sì. Che poi varia in base alla marca e tipologia del pedale, ma comunque questi qua sono i pedali e le tacchette standard Shimano, quelle sono più diffuse in tutto il mondo, si può dire. Ma una volta non si utilizzava questo sistema, non so se chi di voi si ricorda quei famosi pedali con la gabbietta di plastica, comunque di alluminio, quindi si poteva utilizzare uno scarpino. Io non me li ricordo, cioè ho visto qualcosa anche in qualche video. I gabbiotti. Si vedeva, sì è vero. Io infatti poi da qua non so se da dove siete voi si notano, però i pedali sono qua molto piccoli. Sono piccoli, cioè nel senso non c'ha... Non c'è il classico pedale che sei abituato a vedere in giro. No. Cioè, praticamente un piccolo. Il pedale è già qua. Esatto. Perché essendo rigida la parte inferiore, il pedale è già nella scarpa. Quindi va soltanto da solo una parte e lì. Attaccato. Il resto è nella scarpa. Quindi in modo molto veloce. Una volta si usava il gabbiotto, quindi si poteva utilizzare qualsiasi tipo di calzatura, però c'erano molti contro e non pro.